Quindi finalmente sta per arrivare la nostra nuova sì. parente. Sì. Sì. Oh mamma mia, finalmente. Ah, io finalmente ancora qualcosa di positivo. Non riesco a prevedere il futuro ancora perché Aspetta, sta arrivando. Oh, eccola. Oh mio Dio. È qua. Oh mio Dio. Oh, eccola. Piccolina! Ciao! Ciao! Come la chiamiamo? Come la chiamiamo? Armanda! No! La chiamiamo Gesualda! Io so un bel nome per lei. Sì? La chiameremo Mirabel. Mirabel, ragazzi! Bel nome. Non vi piace? Sì, a me piace. Sì. Ok, vedi che cioè, guarda, mira muscoli, mira verso lei, mira verso lei e guarda quanto è bella. Vabbè, ragazzi, scusate, no, no, no. Ci vediamo dopo. Dobbiamo vedere un attimo il potere di Mirabel. Giusto. Ah, sì, esatto. Ok. Che cosa fai? Ok, Vicoletta, che stai facendo? Vediamo. Non lo so. Ma dobbiamo andare verso la porta. Non è che è nata col potere già, no? Ah, certo. È vero, giusto. Vero. Allora, okay. Vieni. Dai, andiamo, piccolina, andiamo. Andiamo. Attenta, attenta le scale, eh. Attenta, piano, ecco. Lo so, Mirabel. Forza, un gradino alla volta. Però mirala, quanto è bella, guarda qua, è Mira. Scusatevi, ragazzi. Ok. Molto bene. Che devo fare? Mirabel, allora, vedi, questa porta è una porta magica. Questa porta ancora non l'ha aperta nessuno. Se ci sarà una stanza dietro questa porta, vuol dire che tu avrai un potere in base a come è ornamentata quella stanza, capito? In base a come è allestita quella stanza. Ornamentata, sì. Ok, allora vai. Oh, non vedo l'ora. Vediamo. È chiusa forte. Forza. Cosa? C'è un problema? Mirabel, sai cosa riprova? Sì, magari non ha funzionato lì. Vai. Oh, mamma mia. Non è possibile. Cosa vuol dire? La nostra famiglia. Allora, le mie previsioni erano esatte. Questa bambina non ha poteri. Cosa? Non ha poteri. Com'è possibile? Credo che sia dato dal fatto che, dato che siamo tutti quanti con i poteri, non potevamo essere proprio tutti quanti con i poteri. Scusatemi, forse è stata la mia previsione che ha fatto cambiare il caso. Ma io quindi non ho i poteri. Non hai poteri? Sei inutile, quanto un riccio di mare. Quindi, come sempre, è colpa tua perché hai fatto delle previsioni. Ma io vi ho detto, esatto. le mie previsioni sono giuste solitamente, ma non influenzano il futuro, le mie previsioni. Beh, probabilmente dovresti iniziare a... Ecco, magari dovremmo noi iniziare a sospettare. Cioè, è successo, potrebbe succedere altre volte, non lo sappiamo. Esatto. Ogni volta che dici qualcosa di brutto si avvera sempre. Ma che cosa volete dire? Allora cosa dovrei fare? Dovrei andarmene via. Dovresti smettere di pensare e di parlare. Ma io... Sì, esatto. Ma io... Sì, forse dovresti anche andartene. Sì, così non ce lo dici quello che pensi. Esatto. Povera Mirabel. Ah no, poverino. Che rompiscatole. Bruno se ne va via, merita. Bruno. E quindi è così che è finita, solamente per una mia brutta previsione. Ma perché? Beh, dovrei fare pure qualcosa di diverso. Oh, okay. Ciao, piccolina. Ciao, ma come non stai? Hai freddo qui? Purtroppo sì, però sai com'è? Non posso andare da nessuna parte. Il mio futuro l'ho letto per bene ed è qua, in mezzo alle montagne, ma non dentro casa, mi madrigal. No, vieni qua, non va bene questa cosa. Vieni. Cosa? Dovevo farmi andare? Andiamo a casa. Ma no, piccolina, non hai capito? Ma siamo la famiglia, dobbiamo... No, non hai capito, io non posso entrare all'interno di questa casetta. Per favore, ma non posso, loro mi potrebbero... Loro hanno un sacco di poteri e potrebbero farmi andare via con le cattive questa volta. Io mi sono messa ad esplorare la casa e ho trovato un posto dove potresti stare.
Ah, davvero? Allora fammi vedere. Sì. Basta che non stai fuori, perché se stai fuori poi stai male. Ok. Non va bene. Va bene. Ok, piano, piano, non, sì, fare pazzetti piccoli, piccoli, perché sennò ti sento. Ok, allora shifto così, va bene, così cammino così, bene, vuoi che cammino così? Bene. Sto camminando bene? Ti piano, piano, senza, okay, senza fare tanto rumore. Esatto, mi raccomando. Se ti sentono, è finita. Okay. Ehi, Elox, non scorreggiare così forte, che ti sento! Oh! Ah, è questa stanza, è lo smagazzino. Posso rimanere qua? Sì, è il magazzino. Sì, ho trovato questa roba e quindi ci ho fatto il lettuccio. Ah, grazie, piccolina, grazie mille, Mirabel. Tu sì che sarai, no, nonostante sei inutile quanto un riccio di mare, comunque sarai sicuramente una grande donna. Una grande. Grazie. Ovviamente, perché non da piccolo. Anche tu sarai un bell'uomo da piccolo. Vabbè, lo prendo come un complimento. Buonanotte. Oh, che carina. Mi ha appena trovato una casa. Un posto dove vivere. Un posto dove stare. E magari adesso posso effettivamente riposarmi. Cavolo, però ho visto il suo futuro nei suoi occhi. E sarà molto triste, ma anche pieno zeppo di avventure. Molto bene così, molto bene così. Ah. Ragazzi, torno subito, devo passare la cassa che mi sono scordato. Cavolo. Oh no, speriamo che non mi vede. Uno è qua. È buio pesto qui dentro. Oh mio Dio. Siamo qui. Cosa, il pesto? Non l'abbiamo ancora fatto. No, ho detto che è buio pesto, ma come fai a sentire solo le cose stupide? La Io dovrei fare pipì, potrebbe piovere da un momento all'altro. Oh, cazzo. Perfetto. Ah, ottimo, meno male che non mi ha visto. Cosa c'è dentro questa cassa? Formaggio, buono. Ah, sì, che bello. Perfetto. Ah, è buonissimo il formaggio. Eh? Oh, cacchio. Oh, cavolo. Sono entrati dei topini. Ciao, piccolini, come state? Volete del formaggio? Ok, uno e due. Cavolo, voi sarete i miei amichetti allora, d'ora in poi, va bene? Oh, che buono, che belli che siete. Guarda, guarda come li mangio. Oddio. Oddio, ma l'ha mangiato! Oh, che carino! Che figata! Ok, va bene, dai, prendetene altri, mangiate quanto più potete, quanto più potete, bravissimi! Ah, bravi, 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 veramente bravi, ne volete altro, va bene. Però questo qua è l'ultimo, me lo tengo io, va bene? Ecco, perfetto. Ma ah, guarda, 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 guarda! Che carini che siete, che carini! Va bene, perfetto, allora sarete i miei amichetti. Ottimo, molto bene, molto bene. Basta, mi sono rotto le scatole. Adesso voglio uscire da questa zona. Sì, ma ragazzi, sì. Per anni io ho vissuto all'interno di una stanza. Di una stanza. Credevate che me ne fossi andato, ma in realtà sono sempre stato qua io. E non ce ne siamo mai resi conto? Proprio così. Perché appunto grazie al mio topino, anzi ai miei due topini, io sono riuscito a sopravvivere anche senza il vostro aiuto. E guarda, tu vivi coi guarda topi. Come sei fatta grande, Mirabel. Guarda, guarda. Sì. Comunque avete capito, io sono schifo, cresciuto. Da quanto è che non ti fai la doccia? È uno schifo. Ma vivi coi topi. Ehi, ragazzi, basta fare così. Poverino, perché lo state prendendo in giro? Grazie, me l'avete buttato fuori da casa. Che cosa dovevo fare? Lavarsi. Andarsene. Sì, sì. Lavarsi e andarsene. No. Sì. Non avevo dove andare. Siamo una famiglia. E che cavolo. Io credo che lui debba fare qualcosa per disdebitarsi. Basta. Esatto. No, mi aspetta, sono rotto. Mai. Topini, colpitele. Cosa? Perfetto, ottimo, così almeno ottimo, perfetto. Mi sono rotto le scatole. Ho fatto bene, sì, Mirabel? Sì, 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 ho fatto proprio bene. Mi sono proprio sulle scatole loro.